Questo romanzo è ispirato alla storia vera, una storia vera, è ispirato alla testimonianza di Margot Wölk, che è stata l'ultima assaggiatrice di Hitler ancora in vita, che 4 anni fa ha raccontato di questa sua esperienza, di dover assaggiare i pasti del Führer per accertarsi che non fossero avvelenati. Nel momento in cui io però scrivo un romanzo è chiaro che diventa una metafora della condizione umana, cioè della facilità con cui è possibile scivolare in forme di complicità e anche di colpa senza sceglierlo, perché in certi contesti e in certi periodi storici non scegliere significa anche scegliere. Cosa si aspetta Rosella Postorino da una serata del genere di ritorno dal Campiello? Beh, mi aspetto molta emozione perché non ritorno a Reggio Calabria da molti anni, io qui ci sono nata e quindi non è come le solite presentazioni, c'è qualcosa di emotivamente più forte, anche perché ci sono persone molto care che sono venute qui per vedermi, quindi sono molto felice di essere tornata nella mia città natale a parlare di questo libro. A chi farebbe assaggiare una cosa acerba e a chi una cosa dolce? Ah, una cosa acerba, ma non si muore, cioè semplicemente. Una cosa acerba direi a tutte le persone che non accettano le differenze sociali o le differenze di genere, e quindi che non sono per la differenza e l'uguaglianza insieme. Una cosa dolce a tutte le persone che credono che la solidarietà sia ancora una forma importantissima di umanità e non un reato. Nel tuo romanzo racconti di una donna che rischia la vita per un uomo. Può essere una condizione emblematica della donna in questo tempo? No, io credo che sia una condizione emblematica di come si è assoggettati a forme di potere coercitivo, sia per le donne sia per gli uomini. La dittatura toglie libertà e dignità a qualunque essere umano, non soltanto alle donne. Quelle donne facevano parte di un esercito particolare perché rischiavano la loro vita, la loro vita era sacrificata per salvaguardare la vita del Führer, della Germania, del Terzo Reich, esattamente come gli uomini andavano al fronte a combattere, e questo non l'avevano deciso loro, l'ha deciso qualcuno che era sopra di loro, come sempre.